non sanno che si perdono. Esattamente, no, io devo fare. Penso che sia la prima protesta nei confronti del mister, perché chiaramente non è giusto che un giocatore della mia levatura venga sostituito dopo 10 minuti di gioco, dopo che ha fatto quella fascia sinistra lungo e largo, e senza, naturalmente, come potete vedere, senza un filo di fiato, soprattutto in largo. Poi, già la prima contestazione sta nella posizione fuori ruolo, un destro naturale messo lì a sinistra che fa fatica a correre. E questo bisogna chiedere sempre al mister, il mister che mi ha messo in posizione non mia, non adeguata alle mie caratteristiche. Contesto vivamente la posizione in cui mi ha messo il mister. Il mister, chiedo subito l'esonero, perché guardiamoci chiaro. Non c'è mezzo oggi un momento di sport, di allegria, di amicizia, la diocesi, l'amministrazione comunale, la dirigenza della versione umana, tutti insieme per un gioco di divertimento. Sì, questa è un po' la sintesi di tutto quanto questo momento, così molto semplice, vissuto con il desiderio di creare sempre un clima sereno, disteso, un clima amichevole in tutto ciò che è la vita. La vita del seminario, abbiamo visto tanti ragazzi oggi con il loro lettore, c'è tanta unità, c'è anche tanta voglia di stare bene insieme. Beh sì, credo che questa sia una bella ricchezza. La ricchezza del seminario, che è quella di un gruppo di persone che si ritrovano a condividere il cammino della propria ricerca di vita, che è vissuto nell'impegno scolastico, è vissuto nei momenti ricreativi, è vissuto insomma in questo clima di serena partecipazione e quindi anche intensa partecipazione a tutto ciò che è positivo e ricco nella vita. E anche poi una bella testimonianza di fatica, perché oggi bisogna correre. Me la fanno loro la fatica, noi stiamo qui un po' ad essere spettatori, e certamente sì, bisogna correre sul campo, è un po' l'immagine di quello che può essere anche il correre nella vita, poter correre insieme come squadra. Credo che questo sia anche un messaggio molto importante in un momento nel quale sembra che insomma non si riesca ad essere squadra a livello di società, a livello di dimensione del vivere della nostra realtà civile e sociale, insomma. E quindi abbiamo bisogno di imparare a correre come squadra, perché se questo è un sacrificio, è una fatica, però è una fatica portata insieme, e questo è il risultato più importante. Allora io la lascio alla parte del divertimento. Grazie. Sindaco, prima domanda a bruciapelo, per chi fa il tifo oggi? Ma guarda, noi in realtà faccio il tifo per la città, per lo sport, non in quanto parte, non tutto, c'è l'occasione di quelle che dimostrano come si può stare cordialmente a socializzare, a dar anche attraverso lo sport, insomma, un momento di cordialità, non enfatizzare più di tanto, stare insieme, giocare a pallone insieme, ma immaginare anche altre evoluzioni che sono sul piano dei grandi esempi che ci vengono anche dalla presenza in questa città, della grande storia cattolica, dell'amministrazione che dovremmo prendere a modo di riferimento. Alcune circostanze sono stato nelle chiese cattoliche, negli oratori, dove centinaia di bambini vengono a trovarsi in una condizione di minor disagio, mettiamola così, di assistenza, di aiuto, evitando che stiano per strada, insomma, questo penso che sia il senso anche dell'occasione di stamattina, cioè immaginare la compartecipazione di diversi segmenti della società civile, non solo, ma per creare un grande processo di sviluppo. Non è l'idea della pertinenza con un evento sportivo, con tutto quello che dicevo, esattamente questo, perché lo stare insieme, il programmare insieme, l'approfondire insieme con tutti quelli che in città hanno
culturalmente il dato di partenza, beh, fu costruito un artefatto importantissimo per la crescita di questa grande comunità. E oggi fanno squadra amministrazione comunale con i vari rappresentanti, consigli comunali, assessori, via dicendo, con la Versa Normanna. È un connubio importante. Anche che questo va sicuramente, ma l'elemento che io trarrei nelle considerazioni che facevo, cioè anche ecco, la squadra, maggioranza e opposizione che si stanno a cimentare sul campo sportivo, dovrebbe venire fuori anche lo stile per cimentarsi in positivo rispetto al palazzo di città, insomma trasportare anche quel contenitore, diciamo l'emotività che costruisce un'occasione come questa è ribadire a ognuno di noi la necessità di creare squadra, di fare squadra intorno a che cosa? Non alle singole aspirazioni, ma all'aspirazione di un'intera comunità che sono quelle che sappiamo. Ognuno di noi è cittadino che deve essere amministratore, è la città che cresce, la città che si regolamenta, che si autoregolamenta, la città che costruisce anche investimenti, diciamo che siano a produrre soluzioni per il mondo. Insomma, penso che da questo possa nascere anche l'idea in ognuno di noi che la squadra funziona, ognuno da solo. E lo dico in questa circostanza perché mi fanno apparire come soggetto estraneo rispetto al dibattito che io ritengo è elemento essenziale per la partecipazione al processo di costruisce la casa comune. Quindi non è assolutamente quello che si descrive di me come concetto, io vengo da una lunga esperienza in politica e so bene che significa socializzare, discutere, approfondire. Il dato è che ho detto qualche volta anche in consiglio comunale, c'è un momento per il dibattito, per la discussione, un momento per la decisione. Non si può essere eternamente a discutere, perché poi da questo matura un'involuzione del sistema città, abbiamo difficoltà di ogni tipo esperto. All'interno di una comunità che a mio avviso ne ha le tasche piene di alcuni problemi che non vengono risolti. Questo è secondo me anche diciamo, l'occasione di stamattina di una semplice competizione di calcio. E per chiudere, mentre lei parlava, l'amministrazione comunale insieme alla persona quale passata.